Ok, benvenuti alla prima lezione del modulo 2 di tutorato di architettura dei laboratori. Questa è una lezione che viene registrata e che prevede anche una sessione di domande e risposte. Quindi, dopo, quando starete guardando questo video, che verrà uploadato su YouTube, avrete già a disposizione un link. E con la possibilità di accedere ad una chat dove insomma, fare domande o ottenere risposte riguardo questa lezione. E allora, siccome stiamo registrando questa lezione per l'emergenza appunto coronavirus, quello che mi inviterei a fare è seguire, insomma, leggere questo piccolo opuscoletto, vi porta via un secondo. Però di fare una cosa, cioè veramente di mettere in pratica questi consigli, in quanto facendo queste piccole azioni, magari sacrificando un po' la vita che conducevamo tutti i giorni, possiamo limitare i danni e tutelarci tutti insieme. E magari evitare spiacevoli inconvenienti sia a noi sia anche ad altre persone, insomma. Ecco, quindi insomma, leggetelo e ditelo anche agli altri possibilmente. Ok, torniamo a noi. Allora, la prima lezione è sull'instruction level parallelism. Allora, come sapete, col professore avete visto insomma, l'architettura del microprocessore MIPS e in particolare avete visto che per eseguire più istruzioni contemporaneamente si può, insomma, l'architettura del nostro microprocessore MIPS è un'architettura composta da una pipeline e questa pipeline è divisa in stadi, ok? Quindi ogni istruzione può essere divisa in stadi e si può far eseguire concorrentemente, si possono far eseguire parallelamente più istruzioni, ok? È da qui che viene la parola in inglese, insomma, la forma in inglese instruction level parallelism. Bene, allora, la pipeline del MIPS, che è il processore che studiamo, è composta da 5 stadi. Allora, il primo stadio è un instruction fetch, ossia quello che succede, si va a prendere nel segmento della memoria dove stanno le istruzioni, si va a prendere l'istruzione corrente, insomma, quella che si vuole eseguire. Quindi la si carica. Dopodiché allora, quando si prende questa istruzione non è altro che sono un tot di bit e questi bit devono essere insomma decodificati per capire che tipo di istruzione eseguire, quindi si ha un instruction decode. Appunto in questo stadio si capisce che istruzione eseguire e si leggono i registri con i quali operare. Ok, il terzo stadio è lo stadio exe, in cui effettivamente si esegue l'istruzione o si calcano degli indirizzi nel caso di istruzioni tipo load word o store word. E il quarto stadio è lo stadio mem, ossia di accesso alla memoria, sempre se si ha bisogno di accedere a dei dati che sono salvati nella memoria. Il quinto stadio invece è un write back, ossia immaginiamo di eseguire per esempio un'addizione tra due registri e il risultato deve essere messo da qualche parte e questo risultato viene scritto in un registro a questo stadio qui, insomma. Ok. Questa è una rappresentazione di un'istruzione. Ok, avete il primo stadio, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Vedete?
Allora, passiamo al primo esercizio. Allora, considerare un processore con pipeline a 5 stadi senza forwarding, ok, con un register file non ottimizzato. Cosa vuol dire non ottimizzato? Vuol dire che prima legge il vecchio valore di un registro a un certo ciclo di clock e dopodiché lo scrive al ciclo di clock successivo. Ok? Il processore è fornito di Hazard Detection Unit, quindi in grado di mettere in installo la pipeline. Allora abbiamo questo, cioè, questo pezzo di codice, ok? E dobbiamo rispondere alle seguenti domande. Allora, determinare le dipendenze row tra le istruzioni del programma assembler precedente. Allora, sapete che dato un set di istruzioni, in questo caso assembly, abbiamo delle dipendenze tra i registri, tra le istruzioni, che avvengono attraverso l'utilizzo dei registri e questo avviene proprio per l'architettura della pipeline, per il fatto che si possono eseguire queste istruzioni in maniera parallela. Quindi ci possono essere dei conflitti tra l'utilizzo dei registri, no? Allora, l'unica dipendenza che è importante, insomma, di cui è importante tenere conto sono le dipendenze di tipo read, after, write. Ok? Anche se ce ne sono di altre, tipo write after write, eccetera, eccetera, ma quelle che di fatto provocano in cui bisogna tenere conto sono le dipendenze row. Quindi la prima domanda è determinare le dipendenze row tra le istruzioni del programma assembler precedente. Allora, andiamo qui giù, che mi sono copiato tutto, e cerchiamo di risolvere questo esercizio. Allora, la prima istruzione è una sub, ok? E la semantica di questa istruzione è di fatto faccio una sottrazione tolgo il contenuto del registro 5 dal registro 2 e lo metto nel registro 3. Allora, quindi quello che accade è che qui abbiamo il registro 3 che viene di fatto scritto. Allora, se noi vogliamo cercare le dipendenze di tipo read after write, dobbiamo vedere per esempio in questo registro 3, se ci sono altre istruzioni che leggono il registro 3. Allora, guardiamo la istruzione 2 e vediamo che c'è una load word. Una load word cosa fa? Di fatto la semantica di questo di questa istruzione è di fatto quella di andare all'indirizzo della memoria specificato nel registro 3 con offset 4, con 4 byte, perché sapete che l'indirizzamento nel MIPS è al byte, quindi questo è l'offset da cui ci dobbiamo spostare dall'indirizzo specificato in $3, e mettiamo contenuto in $10. Quindi già qui quello che accade, la load word deve leggere il contenuto del registro 3 che è stato precedentemente scritto. Giusto? Quindi c'è una dipendenza dall'istruzione numero 1 all'istruzione numero 2 di tipo row. Quindi il registro 3 viene scritto dall'istruzione 1, poi viene letto dall'istruzione 2. Quindi questa è una dipendenza. Ok? Poi vediamo. Beh, quello che vediamo è che nell'istruzione 2 di fatto viene scritto beh, continuiamo a guardare se ci sono le dipendenze sul $3, scusate un attimo. Beh, ce n'è un'altra, come si può notare. C'è un'altra dipendenza perché questa add immediate che aggiunge il valore 8
al valore contenuto nel registro 3, di fatto quello che sta facendo appunto è leggere il registro 3, quindi vi è un'altra dipendenza tra l'istruzione 1 e l'istruzione 3. Ok. Dopodiché nella quarta istruzione non vi è più il $3 è un add. E quindi non ci sono a nessuna, non vi è presente il registro $3, quindi siamo safe. Bene. Passiamo all'istruzione 2. L'istruzione 2 scrive il contenuto della load, insomma, il contenuto viene scritto nel registro $10. Allora, il registro $10 viene letto da qualche altra istruzione? Beh, nella 3 no. Nella 4 sì, perché l'ultimo abbiamo che l'ultimo registro qui, appunto l'add utilizza il registro 10 per raggiungere il registro 20 e salvare il risultato nel registro 20. Quindi c'è un'altra dipendenza qua, che è la dipendenza 2, 4. Quindi le dipendenze sono 3 e sono le seguenti. Seconda domanda, disegnare il diagramma temporale di esecuzione. Allora, abbiamo detto che le dipendenze sono 1, 2, 2, 4 e 1, 3. 1, 2, 1, 3 e 2, 4. Ok? Bene. Disegniamo il diagramma temporale di esecuzione. Allora, come si disegna? Allora, abbiamo che nelle righe, è una griglia di fatto, dove nelle righe abbiamo le istruzioni, quindi abbiamo una sub, una load word, una add e un add. Ok? E nelle colonne mettiamo il numero di cicli di clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, basta. Ok, quindi dopodiché facciamo la nostra griglia che è comparsa magicamente. Allora, quello che succede ora è che iniziamo ad eseguire le nostre istruzioni e riportiamo in ogni cella in che stadio è nella pipeline l'istruzione corrente. Allora, iniziamo con la sub, che è la prima istruzione, che è il ciclo 1 di clock, questi sono i cicli di clock. Eseguirà un instruction fetch. Quindi l'istruzione viene fetchata dalla memoria, viene decodificata, quindi vengono letti i registri e capito che tipo di operazione computare, viene eseguito, eventualmente vi è un accesso alla memoria e vi è un write back del risultato. Ok? Quindi la prima istruzione, insomma, viene eseguita senza nessun problema. La seconda istruzione parte al secondo ciclo di clock, quindi via un instruction fetch, fa un instruction decode, ma l'instruction decode prevede. Allora, innanzitutto abbiamo la sub che prende il registro $5 e il registro $2, fa una differenza e scrive il risultato nel registro $3. Quindi di fatto quello che accade è che dopo lo stadio write back della prima istruzione vi sarà il risultato appunto accessibile nel registro $3, no? Che può essere letto dalla load word. La load word abbiamo detto che legge il registro $3 e di conseguenza può farlo solo dopo la write back. Quindi siccome lo stadio instruction decode legge i registri, non andrà a buon fine questo instruction decode e bisogna andare
mettere insomma, la pipeline in installo fino a dopo la write back, perché dopo la write back, al sesto ciclo di clock, i registri saranno scritti correttamente, ok? Questo perché dopo il quinto? Perché c'è scritto qui che eccolo qua. Il register file non è ottimizzato. Non è ottimizzato significa che prima legge vecchi valori di un registro e poi lo scrive nel ciclo di clock successivo. Ok. Quindi non può essere fatta. L'instruction decode deve essere fatta dopo il write back. Dopodiché la load word fa la sua exe, accende la memoria e fa un write back. Ok. Dopodiché si ha una dimediate. La dimediate cosa fa? C'è un'altra dipendenza, dipendenza 1, 3. Allora, quando è che il valore del registro valore 3 è disponibile per l'istruzione 3? Dopo write back, giusto? Allora, beh, innanzitutto mettiamo l'istruzione 3 in pipeline, quindi la facciamo entrare, instruction fetch, e ogni qualvolta la pipeline è in installo, tutte quante le istruzioni che vengono sotto all'istruzione che installo a un determinato ciclo di clock vanno installate anche loro. Quindi l'instruction fetch viene ripetuto fino al sesto ciclo di clock, ok, per l'istruzione ad immediate. Quello che accade di fatto è che appunto abbiamo che l'instruction fetch viene insomma eseguito al sesto ciclo di clock, si ha un instruction decode, ok, dove si legge il valore del registro 3 che è corretto perché l'istruzione 1 ha scritto già, il ciclo di clock 5 ha già scritto il registro, ok? Quindi dal sesto in poi si può leggere e la dimediate appunto può leggere senza nessun problema. Questo grazie al fatto che la pipeline era in installo, capito? Per la dipendenza quella 1-2. Si fa un ex, quindi si procede normalmente e si fa un write back, ok? Bene. La add quando è che entra in pipeline? Dovrebbe entrare qui. Però qui la pipeline è in installo. Di conseguenza l'istruzione che è corrente, qui era un'istruzione, nessuna istruzione, ok? Viene ripetuta fin tanto che la pipeline non esce dallo stallo. Quindi di fatto quello che accade è che l'instruction fetch viene posticipato fino a qua. Ok, perché la pipeline ripete quello che stava facendo, ok? Niente, non si sa quello che stava facendo. Quindi instruction fetch avviene qui e ok, si fa bisogna innanzitutto ora bisogna tener conto della dipendenza 2.4. Ok? Quindi la load word cosa fa? Legge dall'indirizzo dall'aro 3 a offset 4 il valore lo mette nel registro dall'aro 10. Quando è che è disponibile questo valore? Questo valore è disponibile dopo la write back. Ok, quindi quello che succede di fatto è che si ha un instruction fetch, un instruction decode. Ok, e questo instruction decode deve essere messo in installo, non va a buon fine perché legge i registri sbagliati, no? Ok, e viene messo in installo fino a quando? Fino al ciclo 10, perché l'ultimo ciclo
L'ultima istruzione ID è ha come la add esegue l'instruction decode al ciclo 10, l'ultima volta che esegue l'instruction decode al ciclo 10, in quanto al ciclo 9 abbiamo dall'istruzione 2 il risultato che ci serve per la dipendenza 2.4. Ok? Quindi la add rimane in stallo fino a qui, dopodiché esegue una exe, una mem e una writeback. Ok? In cui abbiamo evidenzio le parti in cui la pipeline è in stallo. Ok. Quindi questo è il diagramma temporale di esecuzione. E cosa succede all'ottavo ciclo di clock nei vari stadi? Beh, cosa succede all'ottavo ciclo di clock, che è qui, cosa succede? Succede che abbiamo che lo stadio instruction fetch starà eseguendo un'istruzione, un'eventuale istruzione che noi non vediamo. Ok? Quindi qua ci potrebbe essere un instruction fetch. Il stadio instruction decode sta eseguendo la quarta istruzione, la add. Lo stadio execute sta eseguendo la terza istruzione, la add. Ok, e lo stadio mem sta eseguendo l'istruzione 2, mentre lo stadio writeback è in bolla. Ok? Bene, poi se il processore non fosse dotato di Adder Detection Unit, dove dovrebbero essere inserite le NOP per evitare inconsistenze dovute alle dipendenze sui dati? Beh, allora, scriviamo, per rispondere alla domanda 4, quello che dobbiamo fare di fatto è semplicemente iniziare con la prima istruzione. Ok, dopodiché convertiamo di fatto gli stalli che abbiamo inserito nella pipeline in operazione di NOP. Di fatto quello che succede è che andranno aggiunte 3 NOP. Ok, proseguiamo con l'esecuzione della load word, la addi. Ok, dopodiché, dopo la addi, abbiamo la add. La add richiede due, mette in installo la pipeline per due cicli, di conseguenza abbiamo due NOP e alla fine l'ultima. Ok? Questo conclude il primo esercizio. Ok, esercizio 2. Allora, si consideri il seguente programma. Allora, abbiamo una OR immediate, ok, in cui quello che succede è che facciamo una OR con il contenuto del registro 0 con lo 0, il numero 0, e riponiamo il risultato sul registro 6. Facciamo la stessa cosa per la stessa operazione per l'istruzione 2 e facciamo una OR immediate con il registro 0 e mettiamo il risultato nel registro 7. Dopodiché parte un loop. Parte un loop in cui abbiamo questa istruzione che è una SLL, ossia Shift Left Logic, o Shift Logic Left,
non ricordo bene. E quello che succede è che shiftiamo di 2 bit il contenuto dal registro 6 e riponiamo il risultato nel registro 5. Dopodiché abbiamo una add, una load word, una end, una store word, una add immediate e una branch if not equal. Ok? Ricordo che la branch if not equal funziona come funziona. Che se il contenuto del registro 6 e del registro 7 non sono uguali, allora ritorno all'etichetta loop, ossia ritorno alla riga 3. Ok? Bene. Domande. Assumendo che $4 contenga l'indirizzo di un vettore di interi, cosa fa questo codice? Allora, cerchiamo di capire bene cosa succede. Beh, innanzitutto se faccio una or immediate, allora vediamo cosa fa la prima istruzione. Mettiamo nel registro $6 che valore? Beh, mettiamo il valore 0. Perché? Perché se faccio una or immediate tra il registro 0, che se vi ricordate è un registro speciale che contiene il valore 0, con la costante 0, di fatto quello che sto facendo è riporre il valore 0 su $6. Mentre se, forse questo è espresso in decimale, mi sa, eh? Non è espresso in binario, questo è espresso in decimale. E anche perché qua vedo che c'è un 2, e quindi sì, è espresso in decimale. Allora, cosa faccio qua invece? Qui cosa faccio? Faccio un OR immediate tra il registro 0, che è il registro 0, se vi ricordate, è composto da 32 zeri, no? Ok, come ho detto prima, e il valore 1000. Il valore 1000 avrà un certo tipo di codifica in binario. Se faccio un OR, che succede qua? Tra queste due stringhe di bit. O 0 o 0, o 0 o 0, o bla 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 bla, o 0 o 1, cioè sostanzialmente quello che sto facendo è di fatto copiare il valore 1000 nel registro $7. Ok? Perché qui quando si fa questa OR qui si ricopia di fatto il valore che abbiamo qua. Ok? Quindi di fatto quello che accade qua non è altro che copiare il valore 1000, metto il valore 1000 nel registro 7. Ok, dopodiché parte c'è un'etichetta, definizione di un'etichetta loop, in cui faccio un shift left logico, ok, del valore che c'è in $6 e lo metto in $5. Allora, $6 è l'inizio di 0, anche se shifto di 2 a sinistra, di fatto quello che sta accadendo non è altro che non facendo altro che aggiungere dei zeri, ok? E di conseguenza il $5 avrò sempre il valore 0, no? Cioè sto aggiungendo dei zeri al contenuto del registro $6, che è già di per sé 0, di conseguenza rimane 0. Allora, dopodiché faccio una add, in cui di fatto quello che accade è che aggiungo 0 a $4, dove assumiamo che $4 contenga l'indirizzo di un vettore di interi. Ok? Assumiamo che $4 contenga l'indirizzo di un vettore di interi. Quindi di fatto sto aggiungendo a questo indirizzo, il vettore di interi,
Questo dollaro 5 che è 0, quindi non sto aggiungendo niente per adesso. Quindi dollaro 8 di fatto adesso avrà il valore di dollaro 4 al primo ciclo e di fatti che è l'indirizzo di un vettore di interi. Di conseguenza poi vedo che qua alla sesta riga faccio una load word all'indirizzo dollaro 8 e metto di fatto nell'indirizzo dollaro 9. Metto nel registro dollaro 9 il contenuto dell'array alla posizione 0, ok? In quanto dollaro 4 è l'indirizzo di un vettore, dollaro 4, dollaro 8 è uguale a dollaro 4 primo ciclo del for perché dollaro 5 è 0. Di conseguenza tiro dentro in dollaro 9 il valore del primo vettore, il primo valore del vettore. Ok, dopodiché quello che succede è che faccio un end con il registro dollaro 0 che è, come ho detto, un registro speciale. Ok, e di fatto cosa faccio? Faccio un end con il registro dollaro 0 e il contenuto appena tirato su. E ripongo il risultato di questa end dentro al registro dollaro 9. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo di fatto che sto facendo dollaro 9 uguale alla prima posizione dell'array in questo ciclo, in questa istanza del ciclo. Questa iterazione del ciclo, scusate. E dopodiché ripongo dollaro 9 uguale a 0. Perché se faccio una stringa di bit qualsiasi, end 0, cosa avrò? Sempre 0, no? Quindi ripongo nel registro dollaro 9 il valore 0 e questo è l'indirizzo, ricordate, è l'indirizzo dell'array in posizione 0 e ci mettiamo dentro il valore appena calcolato. Quindi riponiamo in array di 0 il valore di dollaro 9 che è 0. Ok? Dopodiché faccio un add immediate a questo registro che è dollaro 6. Quindi questo è come se incrementasse. Ok, e controllo se branch if not equal il 6, il valore del contenuto del registro 6 è uguale al contenuto del registro 7. Beh, 7 era 1000, ora 6, dollaro 6 è uguale ad 1 perché l'ho incrementato qua. No, non è uguale, di conseguenza ritorno nel loop. Ok, bene. Ritorniamo nel loop. Nel loop la situazione sarà, adesso ciò che è cambiato è questo dollaro 6, no? Questo dollaro 6 non è più 0, è 1. Giusto? Vediamo che succede. Ora succede che faccio dollaro 6, shift left logico di due posizioni, quindi 1 moltiplico per 4 di fatto, perché se sposto di 2, se shifto di 2, se questo è il mio numero in binario e shifto a left di 2, quello che succede è che avrò questo, che è il doppio esattamente di questo numero, ok? Il doppio, scusate, è 4 volte x. Quindi quello che accade di fatto è che in dollaro 5 ora avrò che valore? 4. Ok? Sommo all'indirizzo dollaro 4, all'indirizzo del vettore, sommo 4.
giusto? E faccio la load word sul registro dell'ora 9 del nuovo indirizzo computato. Quindi è come se avessi di fatto array di cosa? Di 1. Perché? Ricordate che nel MIPS l'indirizzamento è al byte. Ok? E quindi mi sposto di 4 byte, 32 bit. Ok, un intero è in su 32 bit e quindi di fatto quello che accade è che passo dall'array di 0 all'array di 1. E cosa succede? Succede la stessa cosa che di prima. Faccio un AND con il valore che ho appena tirato su dell'array, ok, e ripongo il valore, cioè azzero il valore dell'array di 1, passando per registro 9 e lo ripongo e lo ripongo. Di fatto, quello che accade poi non è altro che viene incrementato questo dollaro 6 che se notate adesso è 1, conterà 2. Mi chiederò, ma 2 è uguale a 1000? No. Allora di conseguenza ritorno sul mio loop. Allora vedete che dollaro 6 svolge più o meno sembra come un indice, no? E dollaro 7 sembra un indice che l'indice del for del loop, mentre dollaro 7 sembra la fine, il valore finale che deve avere il loop prima di uscire, no? Quindi 1000 è l'end. Ok, mentre dollaro 4 funge da starting point dell'indirizzo dell'array. No? Quindi dollaro 4 è più o meno, cioè senza più o meno è l'indice, indirizzo, scusate, indirizzo dell'array, indirizzo dell'array alla posizione 0. Ok? E dopo cosa possiamo riconoscere? Vediamo che ad ogni iterazione sembra quasi che poniamo questo array di i, se vogliamo chiamare i questo, uguale a 0, no? E controlliamo, incrementiamo poi questa. Poi cosa succede? Incrementiamo questo indice da 6, dallo 6 o i, come volete chiamarlo, più dollaro 6 uguale dollaro 6 più 1. Ok, e poi controllo se i è uguale a 1000, no? Allora, cosa sta facendo questo codice? Sta di fatto settando a 0, ok, tutti i valori di un intero di un array di 1000 elementi. Ok. Quindi questo è per rispondere alla prima domanda. Domanda 2. Allora, domanda 2 è determinare i cicli per istruzioni del programma nel caso in cui il processore sia multiciclo. Si ipotizzi che tutte le istruzioni tipo R ed I, aritmetico logico, impieghino 4 cicli di clock, mentre load word 5 e branch if not equal 3. Allora, beh, intanto calcoliamoci, scriviamoci da parte il numero di cicli per ogni istruzione. Abbiamo detto che si ipotizzi che tutte le istruzioni tranne load word, allora load word ci impiega 5, la branch if not equal 3, tutte le altre di tipo RD hanno 4 cicli di clock, quindi 4, 4, questa è un'etichetta. 4, 4, 4, 4 e 4. Allora, quanti cicli farà il nostro programmino? Bene, fa 8 sicuramente qua, no? E questi? Allora, quante volte viene eseguito questo loop? Questo loop abbiamo detto che viene eseguito 1000 volte, no? Quindi abbiamo
4 più 4, 4, 8, 12, 16, 20, 25, 28, quindi 28 per 1000, che questo fa 28.000 più gli 8 qua in cima e abbiamo 28.008 cicli. Allora, per calcolarci i CPI dobbiamo fare cicli totale, numero di cicli totale diviso cosa? Il numero di istruzioni. Quante istruzioni vengono eseguite? Beh, scriviamo questo colore qua. Ne abbiamo due, qua no, più quante? Ne abbiamo quante qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per quanto? Sempre 1000, perché questo loop viene eseguito 1000 volte. Di conseguenza abbiamo, questo fa 7000, ok, più 2 fa 7200, quindi qua sotto abbiamo 7200. Il numero di cicli invece è 8000 e 8. Questa cosa fa, fatemi vedere. Ok, fa 4. Ok, quindi CPI è 4. E questo conclude l'esercizio 2. Esercizio 3. Rispetto all'implementazione multiciclo a pipeline di installazione, quindi 5 stadi, forwarding e delayed branch, dove si verificano eventuali stalli? Inserire le istruzioni NOP opportune e ricalcolare il CPI senza considerare i cicli persi per riempimento della pipeline. Allora, per risolvere questo problema dobbiamo identificare le dipendenze tra le istruzioni. Allora, ok, la prima istruzione inizia, fa un instruction fetch, un decode, una execution, una memoria e un write, e va in write, scusate. La seconda istruzione non dipende dalla prima, non vi è nessun problema. Quindi quello che accade di fatto è questo. Istruzione 4. Legge il valore del registro 6 che è scritto nel registro 1. Quindi c'è una dipendenza, no? Tipo row. Può essere risolta? Vediamo. Allora, l'istruzione 4 parte qua e fa un instruction fetch, un decode, e per fare l'esecuzione di questa operazione qua avrebbe bisogno del risultato dell'operazione dell'istruzione 1. Ok, è possibile averlo? Sì, perché si è già passati questo punto critico. Ok, quindi l'istruzione è già stata eseguita nell'istruzione 1 e di conseguenza, grazie al forwarding possiamo eseguire, possiamo fare l'exec, la mem e la write back. Di fatto quello che succede è che possiamo forwardare il risultato senza aspettare la write back.
Ok, dopodiché abbiamo 5 add. Che cosa fa l'add? L'add qui c'è una dipendenza tra la 4 e la 5, no? Giusto? Perché la 4 dipende, scusate, l'istruzione 5 dipende da quello che ha scritto dal risultato della 4, no? Dipenderebbe, sì, dipende dalla 4. Quindi, quello che succede è facciamo un fetch, un decode. La add è il momento critico della add nell'esecuzione, ha bisogno di tutti i valori pronti e possiamo passarglielo attraverso questo forwarding. Ok? Quindi forwarding appena dopo lo stadio exec dell'istruzione 4, va nello stadio exec del 5 e tutto va a buon fine. Istruzione 6. L'istruzione 6 cosa dipende, cosa fa? Legge il registro $8, vedete? Allora facciamo un instruction fetch, instruction decode, ok, l'esecuzione del calcolo dell'indirizzo deve essere fatto con il registro 8 pronto, tant'è vero che possiamo forwardarlo. E di fatti si può procedere senza nessun problema. Bene. Istruzione o no, istruzione 2, 4, 5, 6, 7. Istruzione 7 abbiamo la end dipende dalla istruzione prima. Ok, e quindi che succede? Succede che dobbiamo aspettare che la add passi lo stato exec. No, scusate, sono alla 7, giusto? Devo aspettare che la load word scriva, passi lo stadio mem, perché la load word deve andare sulla memoria. Quindi voi sapete che se avete un'istruzione di tipo load word, per esempio, e dopo, subito dopo, avete un'istruzione di tipo R, che può essere un add, una sub, whatever, che utilizza il registro target della load word, cioè sta sempre un op, ok? Difatti qua quello che succede è che abbiamo, questa è l'istruzione 7. Quello che succede qua è che abbiamo una fetch, una decode e dopodiché per fare l'exec dobbiamo per forza mettere in installo la pipeline. Ok? Quello che accade è che da qua in poi possiamo forwardare. Quindi qua ci sta per forza una no. Ok? L'istruzione 8 dipende dall'istruzione dalla 7 e anche dalla 5, ok? Quindi quello che succede è che faccio un fetch, un execute, faccio un exec. Un decode, un execution perché posso eseguire di fatto, posso eseguire il salto dell'indirizzo sulla memoria corretta e devo leggere il registro $9. Il registro $9 è pronto dopo lo stadio exec. Ok, è pronto. Quindi, no problem. Qua ci va una decode e dopo posso fare esatto, exec m e w. Allora, allo stadio 7 c'ho una end che è dopo l'execution,
Ok, quindi non abbiamo nessun problema, perché possiamo forwardare tranquillamente. Possiamo forwardare, mi pare allo stato qua, se non sbaglio. Lasciatemi controllare un secondo. Eh sì, da questo stadio qui. Da mem, right back a mem. Esatto, era giusto. Istruzione 9. Istruzione 9. Abbiamo il fetch. Poi fetch ancora perché siamo in installo. Ok. Decode. Beh, qui non c'è nessun problema perché abbiamo il $6, qui siamo safe. Decode, execution, mem, write. A10, la branch if not equal. Allora, la branch if not equal, beh, ha bisogno innanzitutto innanzitutto inizia a questo ciclo, fa un decode e l'execution la può fare perché sia un forward. Può fare l'esecuzione M e W. L'esecuzione della comparazione dei due registri. Allora, ok. Dopodiché, siccome abbiamo il delayed branch, è per forza obbligatorio mettere una NOP dopo l'istruzione 10, in quanto non sappiamo che istruzione dobbiamo eseguire dopo, cioè se ritornare nel loop o proseguire con il programma. Quindi delayed branch, di fatto quello che fa è mettere una NOP dopo il controllo. Allora, se facciamo i conti, ok, allora, riscriviamo il programma. Il programma adesso sono 2 ori. Poi abbiamo l'etichetta loop, ok, poi abbiamo, lo ricordo, un SLL, una SLL, identiamo il codice, SLL, sì, una add, era una add, poi abbiamo una load word. Poi abbiamo detto che abbiamo una NOP, dopo abbiamo una add, dopo abbiamo una store word, dopo abbiamo una add, 10 qua, poi una addi, giusto perché incrementiamo l'indice, o no? Sì. And store word addi e abbiamo una branch if not equal, una branch if not equal e infine una nop, un'altra nop. Ok, bene, allora dobbiamo ricalcolare, l'esercizio ci chiede di, rispetto all'implementazione multiciclo pipeline, ricalcolare i CPI senza considerare i cicli persi per riempimento della pipeline. Allora, vuol dire che se noi consideriamo i cicli iniziali, ok, quelli che servono per riempire tutta la pipeline, vuol dire che ad ogni ciclo termineremo un'istruzione. Giusto? Allora, innanzitutto dobbiamo capire quanti cicli farà questo programma. Quanti ne farà? Ok? Quanti ne farà? Bene, fa sicuramente due qua, ok? Due, senza contare i cicli iniziali. Più. Quanti ne fa? Quante ne fa? Essendo prima la CPU che abbiamo preso in considerazione. Ops. Dove siamo? Qua. Prima la CPU che abbiamo preso in considerazione era il processore multiciclo, ok?
Invece adesso quello che noi usiamo è un multiciclo a pipeline. Beh, quindi vuol dire che ad ogni ciclo, senza contare i cicli iniziali per riempire la pipeline, vuol dire che abbiamo che ad ogni ciclo terminano l'esecuzione di un'istruzione. Quindi ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abbiamo 9 per quante volte facciamo su loop? 1000. Quindi abbiamo, questo fa 9000 e totale è 9200. 9200 cicli, ok? Perché ad ogni ciclo termina l'esecuzione un'istruzione, vedete? Questo è l'effetto della pipeline. Allora, mentre prima avevamo 4 cicli per l'OR, 5 per la load world, eccetera. Allora, adesso quello che succede è che dobbiamo calcolare CP. Ah, CP, come abbiamo detto, sempre il numero di cicli diviso il numero di istruzioni. Allora, qua quant'è? Abbiamo 9002 qua, 9002 diviso, quante istruzioni abbiamo? Sempre 7200. Perché le NOP non vengono contate, le NOP vengono inserite a posteriori dal compilatore e quindi non rientrano nel calcolo del CP. Noi calcoliamo il numero di istruzioni partendo dal nostro programma. Questo programma ha quante istruzioni insomma farà eseguirà sono 7200. Quindi il totale qua è, ah, quant'è qua? 1.2.3.4.5.6.7.8.9. Vedete che il CP medio è molto più basso. Scusate, medio, i cicli per istruzione è molto più basso rispetto a 4. E questo conclude l'esercizio 2. Ok, esercizio 3. La tabella in figura 2 descrive la funzione usuale dei registri e del loro nome. Nei listati i registri possono venire chiamati col numero oppure col nome. Allora, quando scriveremo assembly, non utilizzeremo il numero dei registri, cioè non scriveremo mai un programma come l'abbiamo visto prima. Con $7, $0, no. In assembly usiamo questa convenzione, una convenzione dei programmatori, in cui praticamente si appende questa lettera, ok, tipo TSK, oppure questo SP che sta per stack pointer. Insomma, ogni registro ha un nome ben definito. Questo serve, diciamo così, è una feature mnemonica per i programmatori che programmano in assembly. Ok, allora, beh, come vi stavo dicendo, per esempio il registro $0 ha come nome $0 e la costante rappresenta la costante 0, capito? Questo è l'utilizzo che viene fatto, è riservato al MIPS. Vedete, ce ne sono tanti, quelli che utilizzeremo di più sono il T, che vanno da 0 a 7, T0, T7, e quindi sono dei registri che T sta per temporanei e quindi sono dei registri che vengono utilizzati per esempio all'interno di una funzione come variabile temporanea per fare dei conti, tipo per fare cambi di variabile o conti di qualsiasi tipo. Ok. Poi vedremo più avanti quando si faranno le lezioni sulla programmazione assembly. Che cosa significa per esempio questa S, cosa sono i registri salvati, eccetera. Allora, per l'utilizzo che dobbiamo farne noi ora, ci basta solamente sapere che appunto quello che stiamo facendo è che se c'è questo T, di fatto non è altro che un rimpiazzo per il numero del registro. Ok? Quindi
Ok, nell'istato seguente i registri vengono chiamati col loro nome, ok, appunto, per cui il registro T8 corrisponde al registro dall'aro 24. Vedete? T8 corrisponde all'aro 24. Mentre il registro T9 al 25, eccetera, eccetera, tipo SP al 29, eccetera, eccetera. Bene, allora, dato il seguente programma. Vedo che inizia con un'etichetta loop, si fa un hello world all'indirizzo da T1, si mette il risultato in T8, si fa una add, ok, una di immediate, una store word, una branch if not equal. Ok, le domande successive sono individuare le dipendenze read after write e disegnare il diagramma di esecuzione per un processore MIPS pipeline a 5 stadi, come quello visto a lezione con delayed branch. Ok, nei tre casi seguenti. Allora, primo, no forwarding, quindi non è implementato il forwarding nella circuiteria, con un register file non ottimizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che allo stadio instruction decode, che è fatto così. Quello che accade, qui abbiamo le exe, giusto? Ops, che brutto. Ok, allo stadio instruction decode, quello che accade è che allo stesso ciclo di clock si può allo stesso tempo leggere, ok, e scrivere, ok, quindi se ci sono due istruzioni per esempio se un'istruzione precedente è sul write back e sta scrivendo i registri su un registro e c'è un'istruzione sotto che invece deve leggere dai registri, possono, e sono allo stesso ciclo di clock, possono farlo contemporaneamente. Ok, e se hanno una dipendenza, appunto si può risolvere in un ciclo di clock, saltando una nop. Ok, quindi caso 1 senza forwarding e con un register file non ottimizzato. Dopodiché abbiamo... Beh, focalizziamoci su questo intanto. Ok, allora vediamo cosa succede. Individuiamo le dipendenze raw. Abbiamo cosa fa la prima istruzione? Guarda il contenuto del registro T1 all'offset 0, ci calcola l'offset 0 e prende il risultato e prende il valore che ci sta in memoria a questo indirizzo e lo mette in T8. Ok, dopodiché l'istruzione 2 quello che fa non è altro che fare una somma tra T8 e T9. T9 non si sa da dove era inizializzato prima, probabilmente, no? T8 invece è risultante, insomma, dobbiamo aspettare che l'hello world carichi su questo valore, no? E quindi qui abbiamo una dipendenza. Capito? Poi abbiamo ok, T8, perfetto. T8 è da qualche altra parte? No, non c'è da nessun'altra parte. Vediamo un T9. T9 viene scritto dalla seconda istruzione. T9 viene letto da qualche altra istruzione? Apparentemente sì, perché c'è la store word che legge il contenuto di T9 e lo salva all'offset di T1 meno 4. Quindi quello che succede è che abbiamo una dipendenza di tipo read after write dalla istruzione, cos'era? La 2 alla 4. Ok? Bene. Poi abbiamo istruzione 3. La T9 non viene più utilizzata da nessun'altra parte. Istruzione 3. Istruzione 3 scrive il registro T1, e il registro T1 viene letto da chi? Viene letto dalla store word perché deve calcolare l'indirizzo. Ok? Quindi abbiamo
una dipendenza 3-4. E poi abbiamo anche abbiamo un'altra dipendenza. Guardate bene. Ce n'è un'altra. L'ultima dipendenza è la 3 con la 5. Perché? Perché abbiamo che dollaro T1, ok, viene anche letto dalla branch if not equal, perché la branch if not equal quello che fa è comparare il valore del registro T1 con la costante 4096, ovviamente questa è in base 10 perché non può essere in base 2. E controlla se non è uguale e risalta il loop. Quindi c'è un'altra dipendenza che è la dipendenza 3, 5, e questo dovrebbe concludere le dipendenze. Ok? Allora, quindi queste sono le nostre dipendenze che ci dobbiamo ricordare. Implementiamo il diagramma di esecuzione, cioè scriviamo il diagramma di esecuzione per un processore senza forwarding con register file non ottimizzato. Va bene, allora un attimo che faccio la griglia, che così non perdete tempo a guardarmi a fare la griglia. Eccola qua. È stato molto difficile. Allora, bene, allora quello che dobbiamo fare è fare questo diagramma di esecuzione. Quello che dobbiamo fare di fatto non è altro che riempirlo con le istruzioni. Abbiamo una load word come prima, poi abbiamo una add, giusto? Add. Vabbè, forse così andiamo meglio. Ok, anche un po' di meno. Una add. Poi abbiamo una addi. Poi una store word, una branch if not equal. E ricordatevi che abbiamo un delay branch, quindi una nop qua, sicuramente. Allora, beh, iniziamo a riempire la pipeline, no? Quindi quello che accade è che abbiamo di fatto un instruction fetch qui, un instruction decode. La prima va via leggera, no? Va via leggera, no? Voglio farne un po' perché voglio che si veda tutto mentre esatto, così forse è un po' meglio. Ok, poi abbiamo un execution, una mem e una write back, giusto? La add, attenzione perché la add ha una dipendenza dall'istruzione prima. E quindi abbiamo un instruction fetch. La add poi che deve fare? Deve leggere. Fa un instruction decode e non abbiamo né forwarding né register file ottimizzato. Quindi per forza dobbiamo aspettare la write back. Quindi cosa facciamo? Andiamo in installo. Dopo, fin dopo la write back. Ok? Riprendiamo l'esecuzione. Ok? Queste sono le nostre. I nostri stadi. La addi. Allora, la addi ha una. No, addi è free, quindi possiamo cominciare a fare un instruction fetch. Siamo in stallo. Siamo in stallo. Instruction decode. Execution. Una memoria. Una write back. Ok. Bene, dopodiché, istruzione 4. L'istruzione 4 dipende dall'istruzione 3 e dall'istruzione 2.
Dobbiamo insomma stare attenti. Perché? Perché, beh, innanzitutto quando è che inizia? Dovrebbe iniziare qua, no? Ma non può perché la CPU è in stallo, quindi instruction fetch inizia qui. Poi può fare un instruction decode, certo. Quello che deve fare però è attendere. Ok? Cosa? T9 viene scritto allo stadio write back della 2, ok? Quindi dopo questo, quindi dopo la 10, ok? Quindi questa è sicuramente una dipendenza. Poi c'è il dollaro T1 che viene scritto sempre anche lui dopo lo stadio write back dell'istruzione numero 3, quindi dopo la 10. Quindi noi entriamo in realtà in stallo fino alla 11. Ok? Perché dobbiamo aspettare questo valore. Dobbiamo aspettare sia questo che questo. Quindi prendiamo l'ultimo ovviamente perché dobbiamo rispettare le priorità. E quindi... Ups. E quindi... Questa è l'esecuzione. Ok? Bene. La branch if not equal. An instruction fetch. E va in stallo. Ok, instruction decode. La 5 dipende, attenzione perché qua mi stavo dimenticando che la 5 dipende dalla 3, ma la 3 finisce al ciclo 10, qua non c'è nessun problema, possiamo procedere. La NOP parte e fa la sua parte qua. E via dicendo. Ok? Questo è il caso 1. Ok, dove siamo? Siamo a qui. Facciamo il diagramma per una pipeline senza forwarding, ma con un register file ottimizzato, ossia che scrive un nuovo registro nella prima parte di un ciclo e legge una coppia di registri nella seconda parte del ciclo. Bene. Ok. Beh, qui è la stessa cosa, no? Instruction fetch, instruction decode, exe, mem, e write back, giusto? LAD ha una dipendenza con la prima istruzione. Tant'è vero che legge un registro che è scritto precedentemente. Quindi io faccio un instruction fetch, poi faccio un instruction decode, poi cosa faccio? Posso continuare a fare, cioè posso andare avanti? No, devo andare in stallo perché ho bisogno del valore che mi viene prodotto nello stadio di write back. Allora, siccome prima avevamo il register file non ottimizzato, che okay, non ottimizzato, questo voleva dire aggiungere una terza, mettere la CPU in stallo fino al ciclo 6. Invece, grazie al register file ottimizzato, possiamo scrivere, ok? Per metà possiamo scrivere e per l'altra metà possiamo leggere, quindi viene tutto completato all'interno di un ciclo. Ok, se vogliamo rappresentarlo possiamo fare boh, così.
Non so neanche io come rappresentarlo in realtà. Dopodiché possiamo andare avanti, facciamo l'exec. Terza istruzione, extraction fetch, siamo installo. La terza istruzione è free da problemi. Extraction the code, execution, man, netback. Diamo un colore carino. Ok, allora, dopodiché, store world, problematica, due dipendenze, quella 2 e la 3. Beh, vediamo di farla partire, può partire qui? No, perché la CPU installo, quindi deve partire qua. Extraction fetch, extraction decode, extraction decode dovrebbe leggere i registri, giusto? Può leggermi il registro T1, come lo può leggere, che è quello che mi serve per calcolare. E l'indirizzo della memoria da guardare. No, devo aspettare. Dovrei aspettare write back. Quindi vado in installo. Fino a dove? Fino a qui o ne aggiungo un altro? No, fino a sotto write back, fino al nono ciclo, perché abbiamo questo register file ottimizzato. Quindi vediamo colore A. Questo, procediamo. Branch if not equal. Branch if not equal, critica con l'istruzione 3. Instruction fetch. Qua siamo in installo. Qui siamo in installo. Extraction decode. Extraction decode, che fa? Legge il... Allora, vediamo l'istruzione 3 dov'è? Qua. Ah, abbiamo già fatto write back, siamo in bolla, siamo a posto, possiamo fare quello che vogliamo. Quindi, extraction decode, perché appunto l'istruzione 3, cosa ha fatto? Ha scritto sul register file, noi possiamo decodificarlo al ciclo dopo addirittura, se avessimo avuto con il register file ottimizzato avremmo potuto farlo anche lo stesso ciclo, ma eravamo in bolla appunto, quindi id exe mem writeback. La nop inizia qui, instruction fetch, instruction decode, bla 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 bla. Ok, e questo conclude la domanda 3. Bene, allora, esercizio, domanda 4. Allora, facciamo il diagramma ora col forwarding e col register file ottimizzato del punto 2. Iniziamo sempre instruction fetch, instruction decode, execution, mem e write back. Instruction fetch. Allora, l'istruzione 2 dipende dalla 1, no? Posso fare un instruction decode? Leggendo il registro T8, che in realtà devo aspettare la load word che finisca la sua operazione. No, non posso farlo, devo aspettare almeno dopo il ciclo 4, perché il primo risultato, cioè il risultato utile della load word avviene dopo lo stadio mem. Ok, quindi devo mettere una nop qui, cioè devo mettere la CPU installo qui. Dopodiché posso fare un forwarding da mem a qui e di conseguenza posso continuare la mia esecuzione. Xmem e write back. Quindi abbiamo un op qua, un forwarding qua. Ok? Poi la addi a 3. A 3 non ho nessun problema. Instruction fetch, diciamo installo id exe mem write back.
Poi abbiamo Store World. Allora, la Store World inizia quando? Dopo. Dovrebbe iniziare qui, ma non può, e quindi inizia qui. Extraction. Allora, Store World è critica perché dipende dalla 2 e dalla 3. Allora, la 2 è un add, e quindi il suo primo risultato utile può essere forwardato dopo lo stadio X, quindi dopo il ciclo 5. Mentre l'istruzione 3 può forwardare il suo risultato utile, intermedio, utile alla store world, dopo lo stadio, essendo sempre un addi, dopo lo stadio X. Quindi quello che accade è che facciamo un instruction decode. L'instruction decode della store world deve leggermi T1. T1 è disponibile. T1 è risultato dell'istruzione 3, giusto? E quindi posso fare un execution, ok? Perché di fatto quello che posso fare è calcolare l'indirizzo forwardando da qua a qua il mio risultato utile, da 3 a 4. Ah, e poi abbiamo anche da 2 a 4. Abbiamo anche una dipendenza da 2 a 4, no? Perché il T9, cioè il T9, no? Quindi da 2 a 4, da 2 finisce il ciclo 7, ma noi facciamo una mem al ciclo 8, che è quella critica per lo store world, e di fatto la write back viene fatta dopo il ciclo 7, quindi non c'è nessun problema. Mem e write back. Ok, bene. Branch if not equal dipende dalla 3. Dipende dalla 3 perché abbiamo dollaro $T1, quindi T1 è disponibile dopo il ciclo 6, ma noi tanto iniziamo dopo il ciclo 6, quindi non c'è nessun problema, non c'è nessun problema per questa istruzione. Quindi exe mem write back. E anche qui, extraction, fetch, ok, allora, sì, stavo dimenticando il forwarding qua, da mem a branch if not equal, ok. Ok, questo conclude l'esercizio, la domanda 4. Ora dobbiamo risolviamo l'esercizio, la domanda 5. Individuare un'ottimizzazione del codice per il caso 3, ok, che riduce gli stalli. Beh, una soluzione a questo problema non è altro che prendere e sfruttare il delay branch. Sfruttiamo il delay branch come possiamo. Possiamo spostare. Abbiamo la nostra load word, la add, e la nostra store word, che alla fine è salvare un valore. Ok, che è $T9, lo possiamo fare dopo il branch if not equal. Ok, questo ci permette di evitare uno stallo. Ok, un buon esercizio potrebbe essere fare il diagramma di esecuzione. Quindi questo conclude l'esercizio 3. Passiamo all'esercizio 4.
Ok, allora esercizio 4. Considerare il processore pipeline MIPS a 5 stadi visto a lezione con delayed branch forwarding e register file speciale. E seguente programma MIPS che incrementa gli elementi di un array di interi il cui indirizzo iniziale è contenuto nel registro 20, mentre $10 contiene, mentre $10 contiene l'indice dell'array. Ok, quindi si ha questo loop in cui si fa una add, una load word, una add, di store word, add, branch if not equal. Ok, quindi abbiamo detto che in $10 abbiamo l'indirizzo, no, l'indice dell'array, mentre l'indirizzo iniziale è in $20. Ok, beh, come si può notare, se questo è l'indirizzo e questo è l'indice, stiamo facendo una add, di fatto quello che stiamo facendo è andiamo avanti col loop e incrementiamo, prendiamo il nuovo valore dell'array da prendere su $11. Difatti lo prendiamo, lo mettiamo nel 17, ci sommiamo 50 e lo salviamo e salviamo il valore nuovo computato. Ok, e incrementiamo appunto, questo è l'indice di 4 perché l'indirizzo mental byte sul MIPS e guardiamo che l'indice non sia uguale a un certo numero che è $21 in questo caso. Perfetto, altrimenti continuiamo. Bene, determinare le dipendenze read after write e il diagramma temporale di esecuzione delle istruzioni che appaiono nel corpo del loop mettendo in evidenza il forwarding. Allora, le dipendenze sono, beh, sicuramente abbiamo una dipendenza tra 1 e 2, no? Perché? Perché la 2 dipende dalla 1, legge $11. $11 è letto da qualcun altro? Ah, dalla 4, perché la store word legge $11, quindi abbiamo un'altra dipendenza 1-4. Quindi la 4 dipende dalla 1. Poi vediamo, ci sono altre dipendenze. Abbiamo che l'istruzione 2 scrive il registro 17 che legge la 3. Quindi abbiamo 2-3. Poi abbiamo 17 viene letto dalla anche dalla 4, quindi abbiamo 2 4 anche. Sì, abbiamo anche 2 4. Poi abbiamo dipendenza, no, 3-4. Abbiamo 3-4 perché questo è una load word, cioè questo legge. Quindi abbiamo qui c'è la scrittura, no? Quindi scrittura del 3 e lettura del 4. Quindi per forza 3-4 hanno dipendenza. Poi abbiamo 17 non viene letto da nessun altro, la 5 scrive $10 e la 6 legge $10, quindi abbiamo una dipendenza 5-6. Ok, bene, scriviamo, disegniamo il diagramma temporale. Allora, prima una add, poi abbiamo una load word, una addi, una store word, una branch if not equal. Ok, allora che combiniamo? Beh, allora che combiniamo? Allora, quello che dobbiamo fare di fatto è semplicemente beh, iniziamo con l'instruction fetch, instruction decode execution mem write back. La load word dipende dalla 1. In questo caso abbiamo la CPU con forwarding, delayed branch e register file speciale. Beh, vuol dire che qui c'è una NOP intanto perché abbiamo il
delle branch. E oltre a questo abbiamo tutto quello che ci serve. Cioè abbiamo forwarding, register file speciale, insomma abbiamo qualsiasi cosa. La load word, quindi, quello che deve fare è fare un instruction fetch qui, giusto? Poi fa un instruction decode, dopodiché ha bisogno di l'instruction decode, deve leggere il registro dal loro 11, dal loro 17, no? E dal loro 11. E dal loro 11 è disponibile dopo lo stadio exe, quindi per calcolare l'indirizzo all'offset 0 abbiamo bisogno di un forwarding da qua a qua. Ok? Bene. La ADDIE invece fa sempre un instruction fetch, un instruction decode. Può farlo l'instruction decode? Perché la ADDIE, la 3 dipende dalla 2. La 3 dipende dalla 2. Okay. E la 2 quando è che ha il primo risultato intermedio disponibile? Sullo stadio MEM. Quindi questo va in stallo in realtà. Ops. Ok. La store word invece inizia qua. Ops. Instruction fetch. Sempre installo. Extraction decode. La 4 dipende dalla 3, scusate, e dalla 1. Allora, la 1 finisce allo stadio 5, quindi non c'è nessun problema. La 4 dipende anche dalla 3. La 3 ha a disposizione la 3 a disposizione il primo risultato utile dopo l'exe. Ok? Perché la ADDIE è dopo l'exe che ci ha di fatto possibilità di forwardare. Quindi quello che possiamo fare è questo con un forwarding, perché la store word di fatto ha bisogno allo stadio MEM, ok? Allo stadio MEM ha bisogno del valore di $17, che può essere dato dopo lo stadio exe oppure dopo lo stadio MEM, ok? E fin qua tutto giusto. Bene. La ADDIE parte da di qua. Ok. La ADDIE non dipende da niente. Ok. Mentre la 6 che è la branch if not equal che dipende dalla 5, la 5 perché la ADDIE scrive dall'ora 10, la branch if not equal legge dall'ora 10, quindi io la parto qua, instruction fetch, ok, extraction decode e come faccio a fare questo? Beh, ho bisogno di una NOP. Ho bisogno di una NOP perché la ADDIE ha come primo risultato intermedio, cioè come stadio dove si può forwardare il risultato dopo lo stadio exe, quindi dopo l'ottavo ciclo. Di conseguenza siccome la branch if not equal allo stadio exe ha bisogno di dei due registri
Pronti? Allora, no, un attimo solo, forse. Eh sì, devo leggere per forza. Devo leggere per forza il valore giusto dopo lo stadio X. Ok. Ah, e questa inizia qua e va avanti. Bene, questa è il nostro, la nostra prima domanda. Seconda domanda, forzare con delle NOP gli stalli che verrebbero comunque inseriti nella detection unit e ottimizzare il codice. Va bene, allora. Beh, modifichiamo il codice inserendo le NOP, quindi sarebbe up. Up. Load questa. Addi. Legge fonetico. Ok. Perché ci sta pure la NOP qua. Bene, allora, come facciamo a sì, a ottimizzare il codice? Beh, abbiamo quante NOP abbiamo? Abbiamo due NOP, tre NOP. Uno, due, tre. Allora, come facciamo è guardiamo un attimo il codice. Allora, quello che possiamo fare è, beh, ci sono delle istruzioni che sono indipendenti, tipo questa, ups, questa, la 5, non fa niente, cioè la 5 è solamente l'incremento dell'indice, no? Quindi questa la si può spostare un po' dove si vuole prima del branch if not equal, ok? Perché branch if not equal è l'unica che utilizza il $10, ma quindi quello che penso io, quello che potremmo fare è spostare questa addi, ok? La possiamo spostare qua, ok? Quindi possiamo spostare appunto questa qua, la spostiamo qua su, ok? Poi un'altra cosa che possiamo fare è siccome la store world di fatto scrive il valore del beh, l'indirizzo è $11 che viene calcolato dalla prima istruzione, $17 in realtà è quindi spostando, allora innanzitutto osserviamo che spostando questa addi qua qua sopra eliminiamo anche questa NOP, ok? Ma oltre facendo questa cosa qua, cioè, sì, stavo dicendo, scusate, che possiamo spostare la store world, ok, questa store world qui, che di fatto salva il valore del registro valore 17 e poi non viene più utilizzato da nessuna parte, possiamo metterlo dopo il branch if not equal, no? Quindi possiamo spostare questo qua e così eliminiamo praticamente tutte le note. Ok?
Bene. Rispetto al codice non ottimizzato, ok, non ottimizzato, determinare il diagramma temporale nel caso in cui il processore non avesse il forwarding. Quindi no forwarding, ma sì il register file speciale allora. Questo lo lascio per casa e provate a risolverlo, è molto semplice. Se avete qualche domanda, ne riparliamo durante la sessione di chat che faremo. E quindi questo è quanto, spero insomma vi sia stato utile e buon proseguimento intanto. Ciao!